immagini girate con i telefonini all'interno dell'asilo a testimonianza. Bimbi di pochi mesi costretti a dormire al buio da soli tra gli altri compagni piangenti, a mangiare il loro vomito, picchiati sulla nuca se non smettevano di urlare o piangere, o ancora lasciati soli nel momento in cui il pianto si fa insostenibile, quasi da soffocare, o ancora chiusi al buio dietro alle grate di un camino. E la brutta storia scoperta dai carabinieri all'interno di un asilo nido privato di Pinerolo in provincia di Torino, posto sotto sequestro mentre le tre titolari sono state denunciate per maltrattamenti ai minori. Un'indagine iniziata nel febbraio scorso dopo la denuncia di una cittadina, poi fatta propria da alcuni inservienti dell'asilo, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Pinerolo, Ciro Santoriello. All'origine dell'inchiesta un episodio apparentemente banale, ma che ha messo in allarme la mamma di una bambina. La piccola picchiava la bambola e quando le è stato chiesto cosa stesse facendo ha risposto pronunciando il nome della maestra. Di qui le altre domande alla piccina, fino ad avere abbastanza sospetti da informare i militari. I carabinieri sono entrati nella struttura, all'asilo che si chiama quasi per ironia della sorte nel Paese delle Meraviglie, per porlo sotto sequestro e per comunicare alle tre titolari di essere indagate per maltrattamenti ai minori. Sono Francesca Panfili, di 36 anni, Elisa Griotti, di 33, e Stefania Di Maria, di 28. Sono uscite dall'asilo insieme ai carabinieri ieri sera, evitando non solo i giornalisti, ma soprattutto genitori e nonni che attendevano fuori per conoscere dettagli di questa vicenda. Una storia che ricorda tante analoghe incontrate negli asili italiani in questi anni, prima fra tutte quelle dell'asilo Cipe Ciop di Pistoia, avvenuta nel 2009. Anche allora maestre integerrime si erano accanite sui corpi dei piccoli ospiti, soprattutto quelli più vivaci. Anche allora l'asilo in questione era privato e uno dei migliori. Anche allora l'esercito dei genitori si divise tra chi diceva di non essersi accorto di nulla e chi denunciò la mostruosità dei fatti. Anche allora complici degli inquirenti furono alcuni video, là prodotti da telecamere interne, qui fatti con i telefonini dai bidelli e dalle maestre. Al momento dell'arrivo dei carabinieri nell'asilo si stava vivendo una normale giornata di scuola con dentro una ventina di bambini, a fronte di una dozzina di piccoli invece già ritirati dai genitori nei mesi scorsi.